Buongiorno di nuovo, amici di Motori Online. Continuano le nostre interviste qui dal Forum Automotive 2022 di Milano e questa volta è qui con noi Michele Crisci, presidente di Volvo Italia, ma soprattutto qui con noi in qualità di presidente dell'URAE, l'Associazione Nazionale dei Rivenditori di Auto Esteri. E quindi vogliamo qui parlare di mercato. Io inizierei magari chiedendo: come sta andando il mercato in questo 2022? Mancano ancora alcuni mesi, quindi non si possono fare dei giudizi completi, però com'è la situazione? E la situazione è ancora purtroppo abbastanza negativa. Adesso, se immaginiamo un year to date, quindi una situazione ad oggi, il mercato è penalizzato, va sotto di circa il 16% rispetto all'anno scorso, che già erano anni molto in sofferenza. Ricordiamo che veniamo dagli anni della pandemia, a cui si sono aggiunti la crisi delle materie prime, dei semiconduttori, adesso la guerra. Siamo molto ormai lontani dai valori standard del mercato italiano, che ci aveva abituato al 1,8 milioni e 2 milioni. Quest'anno credo che comunque il mercato farà molta fatica a raggiungere il 1,4 milioni, quindi siamo veramente molto distanti dai valori standard. E, da un lato, diciamo, c'è questa crisi che è legata essenzialmente alle consegne di prodotto, ovviamente. Dall'altra devo dire che il pubblico italiano continua a premiare diciamo la voglia di auto, perché comunque a livello di acquisito devo dire che soprattutto la parte delle aziende, delle flotte, continua a essere molto, molto, molto vivace. Quindi se da un lato non possiamo lamentarci dell'acquisito, dall'altro naturalmente dobbiamo fare i conti con questa difficoltà di consegna e i nostri clienti devono portare veramente tanta pazienza. Io parlerei anche magari di un altro aspetto, perché un appunto che ci viene spesso portato, evidenziato sui nostri canali social è che le auto stanno cominciando ad avere una certa importanza a livello di prezzo. Il troppo o il poco sappiamo che sono dei concetti abbastanza vaghi, perché dipende dalla disponibilità, dipende da che tipo di auto si punta, però da questo punto di vista, qual è la posizione dell'URAE di fronte all'aumento di prezzi delle auto in generale? Beh, c'è da dire che l'aumento dei prezzi, che è oggettivo ovviamente delle auto in generale, non fa molta differenza rispetto all'aumento dei prezzi di altri beni che ci sono sul mercato. È chiaro che il mondo dell'auto sta pagando principalmente l'indurimento e l'ispessimento dei prezzi dal punto di vista delle materie prime, dal punto di vista energetico. Ricordiamoci che la produzione dell'auto è, come dire, viene usata in maniera massiccia l'energia per la produzione dell'auto, e quindi naturalmente, soprattutto per quanto riguarda i costi delle materie prime oggi, ma anche i costi delle materie prime attesi, ovviamente possono influire su quelli che sono i prezzi di oggi, perché ovviamente oggi si vende un'auto la cui data di consegna resta abbastanza incerta ed è difficile sapere che prezzi ci saranno all'epoca della consegna delle materie prime. Diciamo che se dovessimo fare un raffronto tra l'inflazione, tra anche, comunque va considerato l'ammodernamento delle auto, non dobbiamo dimenticarci che solamente 2 o 3 anni fa alcuni sistemi di sicurezza che ci sono oggi sulle auto non erano standard, non erano neanche stati inseriti. In più c'è l'ammodernamento dovuto comunque in ogni caso all'entrata di alcune nuove motorizzazioni, alcune nuove trazioni, tutta la parte relativa all'assistenza alla guida. Naturalmente tutto questo sta impattando sui prezzi. Quindi dovremmo fare un ragionamento un po' più analitico per capire quanto è stato l'aumento dei prezzi legato alle materie prime, quanto è stato l'aumento dei prezzi legato alle migliorie di prodotto, quanto è stato l'aumento dei prezzi legato anche all'inflazione. Quindi insomma io credo che questa congiuntura sia veramente particolare, però sono troppe le varianti che entrano in questo calcolo. Quindi diventa un calcolo molto, molto complesso. In più, come dicevi giustamente, c'è anche il mix, per cui anche ovviamente conta moltissimo l'orientamento del consumatore. Mentre parliamo, si è appena installato il nuovo governo a Palazzo Chigi e vorrei chiedere, adesso che c'è stato questo anche netto cambiamento di composizione del nostro Parlamento, vi aspettate qualcosa di diverso dal punto di vista dell'automotive? Beh, io dico sempre che allora, l'agenda deve restare la stessa, l'agenda era molto chiara anche per il governo Draghi, e nel periodo dei 2 governi Conte naturalmente l'agenda era di tipo emergenziale, perché è logico che nel periodo della pandemia la chiusura di fabbriche, di concessionarie aveva portato tutta una serie di problematiche molto congiunturali e che quei 2 governi avevano provato a risolvere in maniera emergenziale. Già il governo Draghi aveva e ha stabilito un'agenda di lungo termine per quanto riguarda stanziamenti, per quanto riguarda l'utilizzo del PNRR, per quanto riguarda anche la parte infrastrutturale, se vogliamo riferirci per un secondo alle ricariche elettriche.
Quello che noi ci aspettiamo da questo governo è che ci sia davvero una presa in carico di agenda, di un'agenda strutturale nel corso degli anni, che possa da un lato privilegiare il passaggio graduale alle nuove tecnologie e dall'altro, come dire, mettere da subito in atto una riconversione industriale del nostro paese, che sia da un lato guidata da, come dire, incentivazione di competenze, di training, di sviluppo, ma anche di imprenditorialità verso le nuove tecnologie, dall'altro però che sia in grado anche di mettere in grado il nostro mercato di diventare competitivo, non solo nell'attrarre aziende da fuori, ma anche tornare ad essere un mercato molto importante in termini di consumo e in termini di domanda dell'auto, perché è chiaro che i produttori interni, mi riferisco alla componentistica, ma non solo, si basano molto sul mercato italiano, non solo, ma si basano molto sul mercato italiano. Quindi credo che sia un'agenda molto complessa, ci attendiamo che questo governo lo possa affrontare, non ultimo la parte fiscale relativa all'auto, che continua a rimanere nell'angolino non considerata da nessuno, ma che in realtà è davvero potrebbe essere una chiave di volta. Chiuderei questa intervista con una domanda che stiamo più o meno facendo a tutti quelli presenti a Forum Automotive. Prendiamo la sfera di cristallo e ci chiediamo quanto durerà questo momento di difficoltà. Io penso che questo momento di difficoltà purtroppo ce lo porteremo anche nel 2023. Naturalmente non tutte le cose sono sotto controllo, anzi molte poche sono sotto controllo. È chiaro che ci sarà il problema della guerra per vedere quanto continuerà, ci sarà il problema del rincaro delle materie prime che oggi stanno obiettivamente calando, ma bisognerà capire quanto caleranno, quanto velocemente caleranno i prezzi delle materie prime, se ritorneranno ai livelli di prima, naturalmente la parte energetica. E quindi io penso che perlomeno per tutto i primi tre quarti del 2023 continueremo in una situazione di questo genere, magari un pochettino più altalenante, ma grosso modo sarà di questo genere. L'augurio è che davvero si possa ritornare ad un livello, diciamo, accettabile dal 2024 in avanti. Molto bene, d'accordo, grazie mille quindi a Michele Crisci per essere stato in comp nostra compagnia, grazie mille anche a voi e continuate a rimanere sui canali di Motori Online perché il forum automotive continua.